Amici, buongiorno e ben trovati con la nostra rassegna stampa. Stamattina, lunedì 1 luglio, si apre questo nuovo mese all'insegna del sole, visto che il weekend è stato fresco come piace a me, vero direttrice? Assolutamente. Buongiorno, è con me Marilena Rodi, sono con me i nostri quotidiani Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica, Giornale, che abbiamo Affari e Finanza, e il Corriere Economia, l'inserto col Corriere della Sera. Partiamo con il Corriere della Sera proprio perché la prima pagina al centro c'è una notizia che arriva dall'Egitto, dove c'è tumulto. Egitto, la protesta dei cartellini rossi, una folla immensa contro Morsi. Egitto, quindi contro il presidente. Quanto sta accadendo in Egitto va ben oltre la volontà di rimandare a casa il tentennante presidente Morsi. Il rischio è che il Cairo diventi scenario di avventure che avrebbero ripercussioni non solo nel mondo arabo. Poi si rimanda alla lettura del pezzo per maggiori approfondimenti. Vediamo invece da te, Marilena, che dice Repubblica. Allora, Repubblica stamattina apre con la notizia dello spionaggio americano. Anche l'Italia è spiata dagli USA. Nelle carte di Snowden, 38 obiettivi e crisi diplomatica. Il ministro degli esteri europeo chiama Washington, risposta il più presto. Ambasciate nel mirino, l'ira dell'Europa, a rischio i negoziati commerciali. Poi, a pagina 10, l'articolo. Gli USA spiano l'ambasciata italiana, l'Europa si infuria con Washington, Datagate, Bruxelles minaccia di bloccare l'accordo di libero scambio. E poi ci sono una serie di dettagli che riguardano tutta la vicenda, come per esempio il 7 gennaio, che è il giorno di punta dell'operazione con circa 60 milioni di comunicazioni spiate tra Italia e Germania. Ricordiamolo, noi l'avevamo parlato anche nell'editoriale di questa settimana, che l'Italia insieme a tutta l'Europa insomma era sotto attacco perché le agenzie americane tenevano sotto controllo tutte le relazioni e le comunicazioni che erano in entrata e in uscita con gli Stati Uniti. Il presidente Obama aveva giustificato con la vicenda del terrorismo insomma internazionale la motivazione con la quale venivano tenute sotto controllo tutte queste comunicazioni, ma non sono soltanto il telefono, non è soltanto il telefono messo sotto controllo, ma anche tutto quello che riguarda la rete, quindi le email, le chat, il VoIP, eccetera, eccetera. L'America ci tratta da nemici, Obama controlla i suoi agenti. Questa era l'intervista al presidente dell'Europarlamento Schulz, rivelazioni scioccanti. Direi che gli articoli a due pagine sono tutto interessanti. Roma da complice a vittima, un pasticciaccio per i servizi. Così sono finiti nelle mani dell'agenzia 4 milioni di dati al giorno. E siamo in diretta, ovviamente stamattina non possiamo rispondere al telefono. Ringraziamo Valentino Sgaramella che ci stava chiamando, ma gli daremo appuntamento direttamente qui se dovesse raggiungerci anche se in ritardo. Continuiamo la disamina dei nostri quotidiani, passiamo alla prima pagina del giornale, ovviamente dedicata al presidente Berlusconi. Agguati al governo, le mine sulle larghe intese. Grasso non fa più l'arbitro e torna PM, se il PDL non si adegua ci sarà il ribaltone. Monti riappare, Letta cambia marcia o non lo sosterremo più. E oggi rischio imboscate sul governo segreto, segreto alla Santanchè per la vicepresidenza alla Camera. Vado io sulla Gazzetta del Mezzogiorno, si parla nel taglio alto di prima di Eternit, troppo Eternit, controlli in corso nei condomini dello IACP. Nel Barese sono 230 i malati d'amianto, pericoloso se friabile o polverizzato. Poi al centro della prima invece si parla di politica, di tensioni, il capo dello Stato difende l'esecutivo Letta, ma non ha la bacchetta magica, caso Puglia in seno ai grillini. Napolitano spinge il governo, successo italiano al vertice europeo. Scoppia la polemica su Grasso, Saccomanni a caccia di tagli. D'Alia, i consulenti costano 1,2 miliardi. E poi c'è l'editoriale a firma di Michele Cozzi, troppe anime nel PD in cerca d'autore. E ancora in prima si parla di Italia, anche l'Italia tra i paesi, cambiando argomento, anche l'Italia tra i paesi spiati dagli USA. Datagate, cimici nell'ambasciata, l'Unione Europea minaccia ritorsioni. Vado sul giornale, sì, a pagina 3. Dicevamo prima, avevo annunciato la questione Berlusconi in un solo giorno mette alla prova partito e alleati. Stasera manifestazione sulla giustizia d'Arcore, il Cavaliere non esclude di parlare.
poi valuterà la tenuta della maggioranza sulle nomine e sulle scelte economiche. 19 sono gli anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, dal gennaio 94, quando fondò Forza Italia. Ricordiamo che nel fine settimana è stato dato l'annuncio ufficiale dopo il passaggio della terza Camera di Bruno Vespa, sia della Santanchè che di Angelino Alfano, è arrivata la conferma poi subito dopo, il giorno successivo, da parte di Berlusconi, si rifarà Forza Italia e lui si sacrificherà per la guida della prossima stagione, che vede il 2.0 accanto al nome del nuovo partito, che poi è la riassumazione di quello con cui era sceso in campo. Quanti ingrati intorno a Silvio, il commento invece di Vittorio Feltri. Adesso Forza Italia sia laica e liberale, dice Bobbi. Nessun dorma, invece, dice Feltri. Né finga di stupirsi che qualcuno cominci a tradire Silvio Berlusconi, compagno di mille bisbocce, principe in difficoltà, uomo del soccorso invernale, primavera estivo eppure invernale. Dalle pagine del Foglio nel fine settimana intanto c'era una lunga intervista, un lungo profilo dedicato tutto a Marina Berlusconi, che è la prossima probabile papabile per la guida del partito del padre. Torniamo sul Corriere della Sera, si parla di cultura, è un argomento che stiamo seguendo in queste mattine. L'arte ferita, dice il Corriere della Sera, nel 2012 i visitatori dei nostri siti sono diminuiti di 4 milioni. Cultura, emergenza continua, assemblee e musei chiusi. Ieri ferme Galleria Borghese, Villa d'Este e Villa Adriana. E ancora si parla anche di Pompei, con una notizia che è riportata in prima. Pompei, nostra priorità, dice il ministro Brai, sì alle donazioni di privati. Troppi tagli, dice il ministro, risorse calate del 58% in 5 anni. Abbiamo bisogno di 2.000 persone per la vigilanza del nostro patrimonio. Sempre queste le parole del ministro riportate dal Corriere della Sera. Prendo al volo la tua lettura del giornale dedicata del Corriere, dedicata all'arte, per ricordare che oggi pomeriggio, stasera a partire dalle 19.30, presso il Teatro Margherita ci sarà un incontro sul futuro del teatro, che riguarda un po' il futuro delle politiche culturali che una città porta avanti, che un'amministrazione porta avanti, e modererò il dibattito. Ci sarà una presentazione con tutti i dettagli relativi a quella che è la costruzione di un museo. Chiunque volesse raggiungerci a Bari presso il Teatro Margherita, modererò questo dibattito, che credo sia abbastanza interessante non solo per la città di Bari ma anche per tutte le politiche culturali e per il percorso di istituzionalizzazione delle politiche culturali delle amministrazioni. Torniamo su Repubblica. Insomma, continua a presentare eventi un po' dappertutto. Beh, insomma, dove si parla di cultura io mi fiondo. Andiamo? Mi chiamano, io rispondo. Sì, si chiama chi è bravo, non è che si chiama. Questo l'ho detto io. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti. Andrei sullo sport, perché per la prima volta a Wimbledon nella storia, credo di non sbagliarmi, ci sono 4 italiani nella seconda settimana, fra i quali 2 pugliesi, che sono Flavia Pennetta e Roberta Vinci. I sogni di Pennetta e Vinci nella storia di Wimbledon, questo ci dice la Gazzetta del Mezzogiorno. E guarda, poi, visto che siamo in chiusura, ti do una nota leggera questa mattina. Il fondo del giornale: innamorarsi è come fare un lifting alla mente, a firma di Francesco Alberoni, che dice, in due parole, chiede una giornalista svizzera al sociologo, in due parole mi dica cos'è l'amore, e lui risponde: il bisogno di stare con chi si completa, con chi ti completa. Pensiamo alle espressioni usate dagli innamorati: tu sei il mio cuore, la mia vita, la mia anima, ma questa è l'esperienza abbiamo solo quando l'amore è intenso e passionale. Ma poi più avanti dice: ci innamoriamo poche volte nella vita, perché l'innamoramento è una rivoluzione che facciamo quando siamo stanchi del passato, quando siamo mutati interiormente, quando è cambiato l'ambiente in cui ci troviamo, quando stiamo male con le persone con cui viviamo e non riusciamo più a realizzare i nostri desideri profondi, ad esprimere le nostre potenzialità. Poi va avanti con tutte le spiegazioni sul ringiovanimento e su una vicenda di un signore ottantenne che aveva perso un po' la testa, aveva voluto ricominciare con l'innamoramento, la famiglia lo aveva abbracciato e poi pochi mesi dopo era morto. Siamo in chiusura, abbiamo sentito il sociologo Francesco Alberoni. Torniamo sullo sport, la trattativa per la cessione del Baricalcio. Bari, siamo alla resa dei conti, si apre una settimana decisiva.
trattative processo sportivo, non c'è tempo da perdere. Si aspetta l'acconto del gruppo segreto, ma resta viva l'offerta di Montemurro. Rimandiamo alla lettura del pezzo per maggiori approfondimenti. Io l'ultima notizia, benvenuta a Croazia, da oggi anche la Croazia è nell'Unione Europea, è il 28° paese dell'Unione Europea. Con questo noi concludiamo, ci risentiamo a domani mattina. A risentirci.